Ben ritrovati amici avventurieri, eccoci qua di nuovo insieme, io sono Millo e benvenuti qui su Millo Cloud Gaming, ormai nel 2024 e niente, mi scuso sempre per la voce perché sono ancora febbricitante, sono uno di quelli team influenza che si è passato il capodanno a casa con la febbre, ma vabbè niente. Adesso in un attimo di lucidità vedo di registrare e registro Baldur's Gate 3, quindi andiamo avanti. Stiamo seguendo la storia, tra virgolette, di Karlach, dobbiamo acchiappare questi paladini e siamo esattamente di sotto. Adesso saliamo la scala e vediamo un po' che cosa succede. Vediamo un po', spero di non essere vittima di tosse imminente, cioè tosse incombente, tosse forte, non lo so, insomma, boh, niente. vediamo un po'. Allora, sappiamo che ci sono dei paladini qui. Potrebbero darci fastidio. Infatti qui ci sono dei cadaveri. Moving ahead. Gnolls addirittura. E che c'entrano? Noi cerchiamo i paladini. Quindi sono quelli qua. Prendiamo questi, sono dei reagenti, quindi vabbè, vediamo cosa c'è qui dentro. Allora, please, no more. Leave us in peace, and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. Intuizione. Osserva la sua postura, il suo sguardo. Sta dicendo la verità? Individuazione dei pensieri. Proviamo questa intuizione, ragazzi. Vediamo che 10. Dai, dai, ce la puoi fare. Nothing in his demeanor betrays him. Abbiamo individuazione dei pensieri? 11. Ci abbiamo un bonus, ti prego, eh. Ok. The Archduchess will be delighted when we return with Karlach's head on a pike. Oh. I never was good at playing the coward. There is no beast here or in the hells I fear. Not with her ladyship's protection. Least of all this dog. You'd do well to reconsider your alliance with this animal. She destroys all she touches. Useful in the blood war. Frighteningly dangerous anywhere else. Rage all you want, Karlach. Burn with the might of the hells. Zariel will find you. She will bring you home in pieces. And your little friends will have to watch. Unless we feed you their eyeballs first. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now. And I'm never going back! Oh, è andata in enrage, adoro! Guarda sto stronzo. Ah.
Allora, arriviamo da lui, sì. Ecco questo. Vai. Vai, 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 vai. Fonnamolo. Che è questo? Che è questo? Ah, non posso. Lira. Ok, siamo in ira ora. Sì, siamo in ira. Vabbè. Non posso fare un secondo attacco, ma che? Mi tocca a lei. Alza se sono forti sti due. Solo due, solo due. Capirai, questi ci sdrumano. Allora. Vai, proviamo con questo. Non gli hai fatto niente, Chicca. Non gli hai fatto niente. Niente. Ok. Allora, lui che gli possiamo fare? Blocca persona. Non riusciamo a bloccare questo? Benissimo. Sei un grande. No, questo non lo posso fare. Vabbè, niente. Ci avviciniamo di qua. Di qua. Benissimo. Allora mo prova a sdrumare questo qua noi, no? Vai. May the gods take you first. No, ma come è mancato, Chicca. Vediamo se riusciamo a disarmare. A disarmare, ah. Sei pessimo, è un arciere, dai. Oh, dai, finalmente. Sapevo che ce n'era un'altra. Aia. Mi ha spinto lontano. Perfetto. This is my time. Allora io mo vorrei capire la tizia da dove arriva. Vabbè, ma no, ma chi la fa? Ma mi so, ma mia santa miseria. Ma perché ho attaccato la mia stessa? Ma no, raga. Ma no, ma no, Chicco, ma perché? Ma come ti viene in mente? Non dovrei avere 12 punti ferite in più? Ma che sta a fa? Well, well. Dagli dei critico. No, fallito. Proviamo. Vediamo lei. Aspetta. Non riusciamo ad attaccarlo. Vabbè. Posizioniamoci di qua. No holding back. Ah, lui non gli ho messo il coso, raga, sono cretino. Non gli ho messo l'arco. Ah.
Sì, vabbè, niente più. No, l'ho mancato. Oh no. Dai, c'ha 6 punti ferita, ti prego, chicca, eh. 3. Perché non si è rialzato? Ah, ecco. Baby? Ci arriva. Azione. Ah, svegliamo a lui. Dai. No. Vabbè, niente. No. Wonder if the gods are watching me. Che maledetta stronzona. Chi l'ha detto che i chierici non servono? I'm heating up. The hammer's gonna fall. Where do I go from here? Ma questo non si ripiglia più. Dai, Chicco. No? Porca miseria. Ragazza, stavolta t'ho fregato. A chi tocca? Tocca, scusate, il turno di chi? L'è messa qua sotto. E mo che ho fatto? Ma non posso... Allora lo fa prima! Ragazzi, non è stato facile. I won't go back. I'm never coming back. And if any of my little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. Dario non si avvicinerà più a te, ce ne assicureremo. Dai. That's right, she won't. She can't. She couldn't even lay a finger. È impazzita. Ok. Bella fight. È impazzita. Allora, abbiamo una spada, benissimo, che mi piace molto. Diamola a lei. Ti fermi, stupida! Ma cosa sta facendo, sta pazza?
È calmata. Hai fatto? Hai fatto? Scusate, te sei ripigliata? Ok, parliamoci un attimo, va. Had to let off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? Calda, direi. A dire il vero, sei un po' nervosa, stai bene? Me? This is the best day I've had in years. Adorabile. Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. Okay. Come diavolo hai fatto a trovarti con una motrice infernale al posto del cuore? Hai un meccanico per il cuore. Quella motrice cosa ti permette di fare? Ho conosciuto qualcuno che potrebbe aiutarti, esatto, sì, il fabbro. Well now, maybe I could make his acquaintance. A Titan screw or two might let me keep a little calmer. Maybe even manage a pat or bump without burning someone to death. It's been a long time. Let's go find your friend before I blow a gasket. Lead on. Ok, perfetto. Salviamo ora. Ah, però qui c'è un una botola. That corpse is riper than a Minaurus bog. Zero, non gli facciamo niente. Ok, qui ci dobbiamo ricordare di venire, eh. Ok, magari c'è qualcosa. Esarcice, raga. Allora, ma se la metto qui, porta chiusa, no? Lo fa vedere anche da fuori? Ok. No, da fuori non ce lo fa vedere. Punto. Allora, mettiamo qua. Mettiamo qua, porta chiusa. Ok. Sappiamo che lì c'è una porta chiusa, ragazzi. Allora, dovremmo andare dal tizio. Il tizio era che stava lì al boschetto, giusto? Eccolo qua, esatto. Non c'avevamo la tappa per il viaggio rapido al boschetto? È qua? Ammazza. È lontana. Vabbè, niente. Allora, facciamo viaggio rapido. Aspettate, qua c'era questo ponte che mi aveva incuriosito. Che diceva che c'erano i cosi, Gnoll. Vediamo un attimo, cosa c'è. Che giocone, raga. Che giocone, porca mia. Vorrei giocarlo online con qualcuno. Sai come ci divertiamo.
Vedete quando quanto sangue. Something tore right through these people. They didn't stand a chance. Beast reeks of brimstone and offal. Every breath is thick with blood. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You watch with cold realization. This isn't the end of one life, but the start of another. Oh mio Dio. Vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying hyenas. Attacchiamo, attacchiamo. Uigi, Criticus. Successo critico. You land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. As the life fades from her eyes, the knoll within her dies too, stillborn. Ce ne sanno altri, però. Think you can take me? Oh, che succede? Ma dove va? Ce ne stanno altri, dannazione. Over there. Can't give up. Not got to press on. Non ci arriva? Ah no, perché ho già attaccato. Another day, another fight. Ma che si trasformino. Two steps at a time. E non riesco a pigliare, però. Vediamo se ci riesco. No, allora facciamo fuori questo, lui va. Madonna quanto è forte Will. Ciao. Vabbè, ma adius Mundus Crudelus. Got it. Gli arcieri ci sono, no? Mi è sembrato di vederne. Eccolo là. Non ci arriva. Vabbè, allora facciamo questo. Ok. Non ci arrivo da lui. Vai. E trasforma. Ah, non l'avevo visto a lui. Mannaggia la zozzeria. Allora, facciamogli un altro dardo. Questi mi preoccupano, eh.
Taglia e botta. Under their noses. Let's finish this. Magari le facciamo bere una pozza, va. Ok. E lui quanti ne ha? 10. Ok. Ah, ma c'è questo. Mica l'avevo visto, mannaggia. Che maledetto. Niente più. Cioè, devo fare per forza lui. Ok. Non ci arriva. Non ci arriva, mannaggia, ho sprecato l'azione. Vabbè. Ok. Need to find a way forward. Mancato, te passi, no Will. No time to waste. Questo mina, eh. Allora, questo che fa? Ah, la carica. Non va niente. Let's end this. Vai. Missato. Poi un altro. A Ghicchetti. Battle favors the fearless. Two steps at a time. Però pigliaci ogni tanto, Will. Mo t'ho detto che sei forte. Salvo lei, va. Need to stay focused. Non c'ho pozioni con lei? Gliela posso dare una? Anche se sono in combat? Sì. Le ho lanciate in poche parole. Non sono molte. Vabbè, prova ad avvicinarmi. Sì, signore Dio, ma cos'è sta scemenza? Ma signore santissimo, ma cos'erano? 14 attacchi! Dai, raga, ma senza senso proprio! A bright idea. Still on my feet. Ma come non ci arrivi? Another step forward. Niente, vabbè. Niente, raga, se non faccio qualcosa qui muoio. E non li posso beccare, santa miseria.
Con l'ira che succede? Niente. Niente, provo a ritirare su lei. Che devo fare? Vediamo che succede. Eh no, mo non ti curi, chicca. Vabbè, raga, però non può... Ho perso. Ho perso, raga. What's it gonna take? No, vabbè, ma questo non può fare 40 attacchi e... No! Dico io, ma tra i tutti chi doveva schiattare proprio io? No time to waste. L'ho resuscitato, Chicco. Ready for this. Vabbè, raga, io boh, non lo so se si può giocare in questo modo. Giuro, cioè, come si fa a concepire un mob del genere? Bevi, va. Battle favors the fearless. Coming through. Eat it. Birthing knows. Che si mi hanno messa a dura prova. Ero partito così bene e... One day I'll catch a break. Aspetta, ma questo sono io. Ma io ora ho qualche penalità? No? L'ho usata perché ho visto che ne abbiamo tantissime. Ho rimesso dritto. Let's have a look. Oh là là. Adesso andiamo a Will. Ma porca miseria, mamma mia ragazza, la siamo vista proprio brutta. Ma mo implica qualcosa il fatto che io ero morto e mi sono ressato? Ah, leggiamo. Consegnami il forziere senza aprirlo. Leggi di nuovo la prima frase. Se lo apri io lo verrò a sapere perché tu sarai morto. Questa non è una minaccia. È quello che ti succederà se aprirai il forziere. E non apriamo il forziere. Quale forziere però?
La porta è chiusa. Bardus Gate, un bastione di commercio e cultura, premiato solo con corruzione e catastrofi. Crimine, povertà, tributi, fardelli di cui devono ingiustamente sobbarcarsi le spalle i cittadini comuni. Ladri stranieri si ingrassano succhiando le mammelle della città mentre i veri balduriani muoiono di fame per le strade. Oh, attenzione, ci dissociamo da roba razzista. Da troppo tempo il Granduca e il suo parlamento dei pari hanno lasciato senza protezione la nostra porta. Se anche voi, come noi, siete pronti a difenderla, unitevi a chi la pensa come voi per uno schietto scambio di idee. Unitevi a guardiani della porta. La misura è colma, la porta è chiusa. Quante scorte. C'era qualcos'altro però, o mi sbaglio qui, eh? Alla brava. Vabbè, un libro. Ecco, ma dove sta? Non lo vedete? Sta qui. No? Beh, lo prendiamo. Facciamo che lo prendiamo. Non è un libro, è una nota. Madonna. Una circolare della chiesa di Ogma, il signore della conoscenza, porta impresso il sigillo di Brevec Fëanor, l'altissimo maestro del sapere del santuario, della pergamena srotolata a Baldur's Gate. Alla brava gente timorata dagli dei del Ferum, per prima cosa, in nome di Lord Custode in persona, permettetemi di ringraziarvi. Gli eventi che hanno sconvolto i reami e sono divenuti noti da allora come la seconda separazione hanno segnato l'inizio di un periodo di grande confusione e di tumulti. Gli dei sono caduti e si sono risollevati. Continenti perduti sono ricomparsi e la trama stessa ha tremato quando i piani hanno dato origine a un nuovo e misterioso ordine. Un tale caos è spesso un anatema alla sacra ricerca della verità e della conoscenza di Ogma. Tuttavia, con l'aiuto degli innumerevoli testimonianze dirette riferite ai nostri agenti della brava gente di tutto il continente, la Chiesa confida che una visione nitida di questi strani anni stia prendendo forma. Scusate, tanto da leggere con questa voce super raffreddata, niente, abbiate pazienza. Di conseguenza, vi chiediamo gentilmente di non inoltrare altro materiale non richiesto su questo argomento ai nostri templi. Sebbene ogni forma di conoscenza sia importante per il Lord Custode, confidiamo che gli eventuali futuri eventi di portata planare non saranno preannunciati dalla forma del fumo di una pipa o degli escrementi della mandria del villaggio. Stiamo entrando in una nuova e strana era. Consigliamo a chi desidera... una guida divina di rivolgersi ai templi locali e di inoltrare ad essi ogni questione rilevante. Vostro assiduo cercatore di verità, Brevec Fëanor, servitore di Ogma. Wow. Porca miseria. Cassa toracica. No, vabbè, quello abbiamo letto. Senti, questo... Oh, senti, quello era veramente forte. Cioè, quello era veramente forte, quel maledettissimo cagnaccio. Ma questo chi è? Anche una lettera. Oh, signore. Questa lettera, scritta in una calligrafia schiatta e furibonda, è rivolta all'editore delle Balle di Baldur, una pubblicazione scandalistica nota per i suoi articoli controversi. Caro editore, trovo spregevole, anzi diabolico, che voi difendiate le ridicole restrizioni di Baldur's Gate relative all'accesso degli animali in città. Nessun animale più grande di un pavone può entrare? Davvero antiquato. La mia adorata Giselle è l'orsa più ben educata che voi potrete mai incontrare. Eppure, per trascorrere un po' di tempo con la mia bambina, devo recarmi alla mia casa estiva nel Cormyr. Mi appello al Parlamento dei Pari affinché risolva questo problema.
Immediatamente il benessere psicologico ed emotivo degli abitanti di Baldur's Gate è a rischio e sottoporrò il problema all'attenzione delle autorità più alte se non dovesse essere risolto adeguatamente. Al momento Giselle piange e chiama suo padre. Questa legge arcaica ha separato una famiglia dal genitore. Non so in che modo il Granduca Ulder Revengard riesca a guardarsi allo specchio. In fede, R. Pickens. Niente, non c'ha droppato niente sto maledetto, ci ha solo menato di mazzate. Stronza proprio. Stronzissimo. Ah, raga, scusate, ma qua pare che c'è sta roba. E io spippolo come si deve. Ma secondo me un martello potrebbe servire. Mo, non so, dico. Ma dalla ai salsicciotti. Ah. Allora, facciamo una cosa, ragazzi. Dunque, qui abbiamo raccolto, diciamo, quasi tutto. Grosso. Allora, facciamo così. Mazza che mazzate che ci siamo dati. Qua ci torniamo, eh. Allora, io ora cosa faccio, raga? Mi teletrasporto qui. Ok. E nel prossimo episodio andiamo a parlare con il fabbro e vediamo di proseguire anche il discorso con Karnak. Vediamo, ricordiamoci di parlare con la mucca, lo strano animale. Me ne dimenticherò, lo so, però se dovessi, insomma, dimenticarmene, poi ci torneremo. E poi andiamo avanti con la storia. Insomma, chiudo qui questo episodio di Baldur's Gate 3 che come al solito ci regala veramente delle sessioni di gioco fantastiche e divertenti dove succede realmente e seriamente di tutto, porca miseria. E quando sei troppo sicuro di sé succede che la sorpresa che magari ti stende così come è successo. Niente, speriamo di non aver fatto danni con quella resurrezione, però ci sta nel gioco, quindi la usiamo. Detto questo, io vi invito sempre a lasciare un like, iscrivetevi al canale e accendete la campanellina per restare sempre notificati. Forza e coraggio, perché questo 2024 dobbiamo fare tanta roba, noi e il nostro carissimo, bellissimo, divertentissimo Cloud Gaming, se può dire. No, vabbè, comunque dobbiamo darci da fare e quindi forza e coraggio. Niente, ci vediamo nei prossimi video. Grazie mille, ciao a tutti.